Negli ultimi 30 giorni, i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno sequestrato numerose dosi di hashish, cocaina e crack a tre persone in due episodi differenti. Nel primo arresto, i militari hanno controllato in una delle vie del centro un ventenne e un venticinquenne, entrambi residenti nei comuni limitrofi. L'atteggiamento tenuto dai due giovani alla presenza della pattuglia ha fatto insospettire i carabinieri, che da una sommaria perquisizione personale avvenuta direttamente sul posto ha permesso di trovare in loro possesso cocaina e 300 euro in contanti. Gli investigatori si sono poi recati nella camera di un B&B estraneo ai fatti, dove i due stavano alloggiando, poco lontano dal luogo del controllo, e anche lì è stata trovata altra droga. Il tutto è stato sequestrato penalmente. Il ventenne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, mentre il venticinquenne è denunciato all'autorità giudiziaria. Il secondo arresto è avvenuto lo scorso venerdì 5 luglio, anche questo a carico di un ventenne già noto ai militari della locale aliquota radiomobile. Il giovane, controllato nella sua abitazione, è stato trovato in possesso di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga, nonché oltre 3.000 euro in contanti. Il ventenne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e anche lui gravemente indiziato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.